salutiamo. Ciao ciao. Ciao. Ma non ti sono fatti G3 o G100? No, tu internet, c'è G. Ma vedi, mette... Allora, voi raggi, sempre chi su spiazza? Sempre pieno su spiazza. Là. Ah sì. Come va? No, Leo! Cacchio! Vecchio, mi sono venuto da io! Ciao! Italia 1! Italia 1! Esco su internet! Ah, sul net! Guarda, non c'è mai abbasso! Ah, no, no! Guarda che cucina arriva! Chiù! Siete in quanto mercato? Chi si va a tingere qui? Non ci sarà a scaricare, non si sente. Quello è quello di Baud? Se crea la vanna? Ne, con te? Sei un dog. Ha retto la smarto, le mani! Non è un sacco! Questa è 2 ore, ma non è 2 ore. Come si fa, voglio, come si fa? Ma non c'è pozzo a nostro burro, te non me lo dai. Sospeso. I colleghi autotrasportatori che il fermo è stato ufficialmente revocato. In primis la comunicazione no, è stata... No, ma parla a loro, dopo no. Me la dai a voce al microfono. Ok, scusami. E quindi è stato revocato il fermo, questi sono gli interventi che sono stati appunto trattati con i coessi. Sicuramente per esempio non abbiamo ottenuto l'obbligo per il committente di pagarci a 30 giorni. Ora, questo significa che comunque abbiamo ottenuto molto, ma non assolutamente solo tutto. La questione dei pagamenti, in poche parole. Sicuramente la questione di pagamento. Che vanno 60-90 giorni. No, il gasolio professionale no, perché quella è una cosa che riguarda anche la comunità europea. Quindi sono sicuramente degli interventi che andranno a ridurre il costo del gasolio, ma i meccanismi saranno, non si sanno, in questo momento non sono in grado di dirli, insomma. Quindi possiamo sciogliere qua? Sicuramente sì, quello che noi abbiamo saputo è che c'è un'organizzazione sindacale che è la FAI che sta secondo noi forse ragionando male, perché sta dicendo che non conosce ancora il protocollo, ma è impossibile perché gli è stato consegnato, e dice in giro tramite i suoi iscritti che si riserva di prendere delle decisioni. Nella realtà dei fatti conosce il protocollo e poteva esprimere. Cerignola l'ha sbloccato? Sì, Cerignola sì, ci sono degli autotrasportatori che sono fermi come persone, che stanno decidendo cosa fare. Io ho spiegato che ufficialmente il fermo è revocato. Come mai qua, Caglianello, non l'hanno sbloccato?
perché le notizie sono arrivate mentre noi rappresentanti sindacali facevamo il giro per gli autotrasportatori, le notizie arrivavano in tempo reale. Sabato abbiamo disposto già un'assemblea regionale, quindi sarete informati, sì, in modo tale che avremo modo di leggerci per bene, passo per passo, il documento e fare tutte le nostre considerazioni. Ma sa, noi abbiamo tutte le informazioni, ci ripeto, quando le abbiamo queste informazioni ben dettagliate? Sabato durante la federazione. Certo, vi farò sapere dove ci riuniremo, dove faremo l'incontro, sicuramente in una sala pubblica, perché saremo tantissimi. Non è possibile farlo in un luogo. Vi informerò così per telefono, per sms, e poi avvisate tutti i vostri colleghi. Dentro a una piazza, anche dentro una piazza di una cooperativa. Sì, queste ultime due ore, perché abbiamo raggiunto un accordo con l'esecutivo, perché il protocollo d'intesa che ci è stato sottoposto copre abbondantemente le richieste che sono state fatte dalle nostre organizzazioni sindacali. In primo luogo, nel protocollo d'intesa che è stato sottoscritto c'è un riferimento di nuovo alle tariffe minime, al contratto obbligatorio per legge, a un osservatorio sui costi e a interventi strutturali sul costo del gasolio, e queste sono voci importanti che rappresentano l'abbattimento dei costi fissi aziendali, quindi per noi rappresenta un grande successo. Quindi da stasera vengono già tolti i blocchi, viene sciolto? Sì, ormai i punti di sensibilizzazione, qualsiasi forma di protesta sulle strade è tolto, perché non c'è più motivo avendo raggiunto l'accordo. Oh, Giacomo. Un applauso, Giliberti!